Buongiorno, benvenuti a questa diretta oggi del 5 aprile. Vediamo subito quali sono i temi della giornata. Ovviamente quelli fondamentali sono quelli che riguardano il ministro Tria, o meglio l'economia, e sono due: il decreto crescita e il decreto rimborsi. Sul primo, sul decreto rimborsi, 1,5 miliardi stanziato nella finanziaria per coloro che hanno avuto azioni e obbligazioni delle banche oggetto del fallimento. Vi ricorderete le banche dall'Etruria in poi, ma soprattutto le Venete. Beh, insomma, slittano questi rimborsi perché non si sono messi d'accordo sulla procedura con cui darli, sull'automaticità con cui darli, e soprattutto il rischio, dice Tria, è che noi si sia colpiti personalmente perché non abbiamo rispettato tutte le procedure. È la grande casino all'italiana, cioè buongiorno Giada, uno fa un decreto, pensa che sia a posto, invece il ministro che ha fatto il decreto rischia di pagarne le conseguenze lui e i suoi funzionari perché c'è qualcosa che in quel decreto non va. Poi vedremo come in realtà i rischi che corrono i politici sono niente rispetto ai litici, niente, sono tutto rispetto ai rischi che invece corrono i magistrati, che ne possono combinare una dietro l'altra e non pagheranno mai, mai nulla. Lo vedremo tra pochissimo. L'altra cosa incredibile è il famoso decreto crescita, che invece è stato licenziato ieri, salvo intese. Buongiorno Edoardo, il salvo intese è una cosa straordinaria di questo governo: siccome non si mettono d'accordo su nulla, approvano una cosa che poi non sanno se verrà modificata in corso d'opera. Se secondo voi questo è un modo per cui uno può rilanciare l'economia, io ve lo chiedo: come si fa a rilanciare l'economia un imprenditore? Come fa a fare degli investimenti, a progettare qualche cosa, salvo intese? Cioè, tu fai una cosa e poi quelli non la fanno, e tu che cacchio fai? Rimani là come un carciofo. Tra l'altro, oggi, Italia Oggi, forse è il giornale che meglio mette in evidenza due cose. Intanto, che cosa contiene questo decreto crescita? In una prima pagina, in maniera geniale, c'è tutto senza andarsi a leggere 100 pagine. Quindi Italia Oggi ha tutto. E poi c'è un piccolo, diciamo, colonnino di 5 righe in cui spiega la critica a questo decreto. Intanto, la cosa fondamentale di questo decreto è che viene reintrodotto il superammortamento, tranne che per i veicoli. Il superammortamento è che se io compro un cellulare, possibilmente un cellulare per lavoro, diciamo, spendo addirittura, non so, 1.000 euro per un cellulare, beh, io posso metterlo in ammortamento, cioè scaricarmelo come costo, non tanto per 1.000 euro, ma per 1.300 euro, cioè il 130% del valore del bene che ho comprato in 3, 4, 5 anni, a seconda del bene e dell'ammortamento previsto dalla legge del bene. Questo che cosa vuol dire? Che sono incentivato a fare investimenti perché posso detrarmelo come costo, quell'investimento, quindi posso pagare meno tasse per un valore superiore al valore stesso che ho pagato. Insomma, stiamo parlando quindi di una ottima, diciamo, incentivo all'investimento che si era inventato il precedente governo con il ministro Calenda. La cosa incredibile, ciao Orson. Allora, la cosa incredibile, sapete qual è? È che il passato, questo governo si è inventato, si aveva cancellato una cosa che funzionava bene, come nota Italia Oggi, il superammortamento, per mettere una cagata che ci hanno raccontato 1.000 volte che avrebbe funzionato, cioè la mini IRES, cioè una imposta sulle imprese più bassa se tu reinvesti tutti gli utili per innovazione. Ma era una complicazione, ne avevamo già parlato, non sto neanche a dirvelo. Buongiorno Rossana. Cioè, vi sto dicendo che avevano tolto il superammortamento, che è facilissimo, ve l'ho appena spiegato, per mettere una cosa complicatissima. Cosa fanno? Ritornano indietro e rimettono il superammortamento. Questo decreto quindi non aggiunge niente rispetto a ieri. Cioè, la cosa incredibile è che ce la stanno menando il decreto crescita e non crescita. Il decreto crescita è semplicemente un decreto in cui loro capiscono di aver fatto delle cagate rispetto a soltanto 6 mesi fa, capisci? Non è solo un decretino, ma forse è un decretino. Grande Paolo, che adesso si è collegato, potrà spiegare ai suoi clienti di questo superammortamento. Bisognerà capire quando e come andrà in porto. Sul fronte politico vi segnalo soltanto che Giorgetti, un uomo che è attribuito il silenzio più epocale, è riuscito, secondo le indiscrezioni di oggi di tutti i giornali, a dire preoccupato perché volano dossier. Quindi, insomma, qua ognuno è il dossier su Tria, il dossier su Di Maio. Vabbè, insomma, stiamo in questo tipo di follia incredibile. E due questioni che riguardano, un'altra questione che riguarda l'economia, invece la mette in evidenza soltanto con tanta evidenza il tempo, e cioè il gran casino che sta succedendo in Vodafone, l'azienda telefonica inglese.
che non ha la rete, non ha insomma tutti i pesi che c'era. Buongiorno a Francesco, che non c'ha tutti i casini che c'aveva la vecchia Telecom. Soltanto il tempo, non so perché, in prima pagina, anzi forse lo so perché lì non sono riusciti ad arrivare, no, quei etici uffici stampa di Vodafone che non permettono di parlare di Vodafone. Ma io non sto parlando di Vodafone, io sto parlando soltanto dei giornali, della rassegna stampa come faccio tutti i mattini. Quindi io che cosa faccio? Cito il tempo. Il tempo che cosa dice? Vodafone cade il muro, dichiarano 1130 esuberi e per non farli fanno la solidarietà, insomma un grande pasticcio economico in quella che era un tempo la stellina delle telecomunicazioni, capito? Uffici stampa, bravi, complimenti, complimenti. Io ho qualche idea di questi uffici stampa e PR della Vodafone, ma è questa è una questione di cui me ne occuperò nel futuro, ora no. Andiamo avanti invece sulle cose più importanti che riguardano la giustizia in Italia. Due. Uno riguarda la presunta, e adesso più che mai si deve dire presunta, stuprata a Napoli sulla Circumvisuviana nell'ascensore. Noi a Quarta Repubblica la intervistammo con Claudio Marchionni. Beh, insomma, i giudici di riesame per la terza volta scagionano il terzo appunto presunto violentatore e dicono: questa è una bugiarda cronica e questa ragazza non ci possiamo affidare a lei, a quello che dice. E liberano, sono tre giudici diversi su tre tribunali, tre collegi diversi. E tutti e tre scagionano tutti e tre i presunti, uno per volta, i presunti stupratori. Io a questo punto direi semplicemente, come dice Mattia Feltri oggi sul Feltrino, stiamo attenti prima di dare dello stupratore o anche della stuprata a lei. Non lo so, dobbiamo veramente aspettare che la giustizia faccia il suo corso. Noi in realtà diamo giudizi tranchant senza avere poi l'idea di quello che sta avvenendo veramente. Questi sono stati accusati di stupro, una cosa tremenda, nomi e cognomi e foto su tutti i pagini. Mi ringrazio il cielo che con Enrico l'autore di Quarta Repubblica, nell'intervista che abbiamo fatto alla presunta stuprata, insomma, abbiamo detto alla stuprata, abbiamo sempre omesso i cognomi e soprattutto detto presunto sempre, anche se è incredibile la storia che questa ragazza ci ha raccontato. Astensione dal giudizio. Diverso è quello che noi possiamo fare per il marocchino, ah no, è italiano, che ha ucciso soltanto perché felice un giovane ragazzo italiano, Francesco Di Leo, a Torino. Beh, perché oggi che cosa esce sui giornali? Ieri è uscito che voleva uccidere un italiano, oggi esce sui giornali un'altra cosa incredibile, è che lui almeno da 9 mesi doveva stare in carcere e che non è in carcere, come racconta la stampa, per un difetto di notifica. Del tribunale, cioè questi non hanno sbattuto in galera soltanto perché hanno sbagliato una formalità e qualcuno sbaglia e non è possibile che se sbaglia Tria non fa il decreto e se sbagliano questi se ne fottono perché tanto può succedere qualsiasi altra cosa. È una cosa pazzenta. Non ti permettere, Françoise, presunta zuppa in diretta, è in diretta. Si è lamentata perché l'altro giorno non l'ho fatta in diretta, ma era meglio farla che non farla. Va bene, comunque, questi magistrati che hanno, tra l'altro, l'avevano, uno si può chiedere. Ma perché doveva stare in galera se è la prima condanna? Peraltro per molestie, perché poi no, noi facciamo un Parlamento, votiamo il codice rosso, il revenge porno, l'aumento delle pene. Poi dopo uno che era stato beccato a menare sua moglie, grazie alla quale aveva avuto la cittadinanza italiana, non sta in galera e ne ammazza per caso un ragazzo perché aveva l'aria felice. Ma perché non gli avevano dato l'affidamento ai servizi sociali? Perché aveva avuto già. Quando era minorenne, da marocchino, aveva avuto un beneficio giudiziario per una rapina e poi aveva avuto degli altri precedenti giudiziari, quindi i giudici, sempre piuttosto larghi, forse anche giustamente, al dare pene alternative, hanno detto deve stare in carcere, eppure non l'avevano messo in carcere, va bene? Non l'avevano messo in carcere e questo ha ammazzato una persona. Può succedere, sì, diteglielo al padre, soprattutto al ragazzo che è stato accoltellato per caso a Torino. Riguardo alle questioni, diciamo, grillozze, ce ne sono altre due che veramente vi devo segnalare. La prima è stupenda. Franco Battaglia viene considerato e definito da Grillo un coglione e dice lo stesso Franco Battaglia oggi sul giornale, vabbè, ci può anche stare, mi posso anche beccare questa parolaccia, però viene detto che era al soldo delle multinazionali per le sue posizioni, diciamo, un po' più ragionevole sul globo.
global warming, viene considerato da Grillo è al soldo delle multinazionali. Siccome quello fa il professore universitario, lo querela perché dice: io non posso insegnare a degli studenti che pensano che io sia al soldo delle multinazionali. Vince il primo grado, vince il secondo grado, solo che in secondo grado si dimenticano di dire che ha vinto con la recidiva, perché non è la prima volta che insulta qualcuno Grillo. E cos'è importante la recidiva? Che ti dà la prescrizione dopo 9 anni invece che di 6 anni. Insomma, non entriamo nel merito delle vicende, ma in Cassazione Grillo viene non assolto, viene prescritto, perché si erano dimenticati in secondo grado di dire che era stato condannato con la recidiva. Insomma, è un iter giudiziario per il quale dice Battaglia: fai tanto il fenomeno, Bonafede dice che devi finire la prescrizione, eccetera, chissà perché a te stesso non la applichi, non fa una piega. Qualche piega lo fa il sistema russo, ma non tanto per la privacy, viene multato. Poi i grillini dicono: è il complotto politico contro Rousseau. Ma sapete perché? Non lo sapevamo, perché Rousseau, secondo magistrati, secondo gli analisti dell'autority per la privacy, potrebbero manipolare il voto, e non avevo mai avuto questa impressione che si potesse manipolare il voto nelle primarie, nei referendum, nel salvataggio di Salvini. No, non avevamo avuto questa impressione, oggi lo certifica l'autority. Grave la situazione di Haftar, cioè il generale che oggi guida un esercito che vorrebbe entrare a Tripoli. Secondo Orsini, che è quello che scrive il pezzo forse migliore oggi sulla Stampa, Egitto, Francia, Russia ed Emirati Arabi Uniti starebbero sponsorizzando il governo di Tobruk contro il governo di Tripoli, che è quello appoggiato ovviamente dagli italiani. Se dovesse occupare Tripoli Haftar contro il parere delle Nazioni Unite e soprattutto per quel che conto dell'Italia, sarebbe un gran pasticcio. Ma insomma, i francesi fanno sempre gli affari loro, anche là, guarda caso, con i russi in Libia. Ovviamente, qual è l'unico titolo che può fare l'Avvenire su questa vicenda? Libia, affidabile? Col punto di domanda, cioè quello che a loro interessa non è tanto l'affidabilità della Libia, ma è la questione solita dei profughi che arrivano in Italia e che non dovremmo lasciarli in Libia perché dovremmo portarli nelle nostre coste. Il vero manifesto cattolico oggi purtroppo è Avvenire. L'ultima notizia riguarda un amico che è scomparso, che si chiama Cesare Cadeo, un grande giornalista, un uomo, un gentleman, come dice giustamente oggi chi lo ricorda, cioè in pochi, in prima pagina, forse Il Giornale è l'unico a ricordarlo, gli altri giornali ovviamente lo ricordano negli spettacoli, quindi un amico che non c'è più, un piccolo pensiero a lui per ultima considerazione di questa nostra zuppa di porro. Sul sito tutto il resto, tra l'altro io vi segnalo un pezzo favoloso in cui facciamo una rassegna stampa dei giornali americani, come New York Times, ma ce l'avremo anche per la Repubblica, vedrete più tardi, come New York Times dice: quello non è sufficientemente gay per poter essere accettabile, quello non è sufficientemente nero per poter vincere. Se non sei sufficientemente gay e non sei sufficientemente nero, non vai bene ai liberal americani. Leggete sulla zuppa di porro che quale follia sono arrivati i democratici nel New York Times. Ciao!